Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. Il caso di oggi è molto doloroso, vi avverto, è un caso molto noto, anzi estremamente noto, e che spero di trattare con la sensibilità che merita, perché si parla di bambini strappati alla vita in maniera orribile, di genitori privati dei loro figli. È una città, Foligno, privata della pace, della tranquillità, che era abituata a vivere. L'argomento è doloroso, disturbante. Se per qualche motivo siete particolarmente sensibili all'argomento, vi prego di non proseguire nella visione. È il 1992 e siamo a Foligno, in Umbria, precisamente a Macerata, piccolo centro immerso nelle campagne umbre, talmente piccolo che vi è una sola chiesa e pochi, pochissimi abitanti fissi. In generale, Macerata è un luogo dove gli abitanti di Foligno, provvisti di seconde case, passano le loro vacanze. È il 4 ottobre, giorno di San Francesco, un giorno molto sentito in Umbria, regione che ospita Assisi. È un giorno di festa, dicevamo, eppure quella data verrà per sempre ricordata da tutti come il giorno in cui Simone Allegretti sparirà. Simone Allegretti ha solo 4 anni ed è il figlio dell'unico benzinaio di Macerata. Gli Allegretti sono una famiglia modesta che vivono in campagna. Simone è il primo figlio di Franco e Luciana. E come tutti i bambini di Macerata, Simone è abituato a giocare all'aria aperta davanti casa. Quel giorno, il 4 ottobre, era anche il compleanno della piccola sorellina di Simone. Subito dopo pranzo, Simone esce fuori a giocare, facendo la spola fra il cortile davanti casa e l'interno. Papà Franco era in poltrona davanti la TV. Mamma Luciana lo teneva d'occhio dalla finestra e l'ultima volta che il suo sguardo si era posato sul figlio, Simone era diretto al grande albero di noci davanti casa, con un sacchetto in mano, intento a raccogliere le noci che erano cadute ai piedi dell'albero. Non lo riesce a vedere da lì, ma lo sente. Sente i rumori tipici dei bambini quando giocano. Qualche minuto di distrazione e quando mamma Luciana torna a guardare fuori dalla finestra, Simone non c'era già più. La sua vocina di bambino non gli arrivava più. Esce fuori nel cortile, lo chiama a gran voce, ma Simone non risponde. L'unica traccia, la sua biciclettina per terra e il sacchetto di noci abbandonato sul prato. Immediate scattano le ricerche. Il paese, i vigili del fuoco, volontari, guardie forestali, tutti si mobilitano per cercarlo, approfittando delle poche ore di luce che rimanevano. Ma nulla, del piccolo Simone Allegretti neanche l'ombra. Come se la terra lo avesse inghiottito di colpo. Sono ore di angoscia, intensa, dolorosa angoscia. Dove può essere finito Simone? Le ipotesi suggerivano che il bambino si fosse inoltrato nelle campagne e che fosse inciampato e caduto in qualche fosso, o che si fosse perso e aspettasse impaurito che qualcuno lo ritrovasse, oppure che fosse caduto nel fiume vicino alla casa degli Allegretti. E se fosse stato rapito? Non è passato molto tempo da quando avevano sequestrato il piccolo Augusto De Megni, 10 anni, non lontano da Foligno, e Farrukh Hassam, proprio nel 1992. Però la famiglia De Megni e la famiglia Hassam erano benestanti. Gli Allegretti non sono ricchi, anzi, tutt'altro. Perché rapirne il figlio? Per farne cosa? Il papà di Simone farà diversi appelli alla TV. Chissà, parli. Anche il particolare più insignificante può essere utile. Questo dice Papa Franco ai microfoni dei giornalisti. Nessuno poteva immaginare la realtà, una realtà che presto avrebbe investito gli Allegretti e tutta Macerata con lacerante crudeltà. Le ricerche vanno avanti nell'attesa di un segno, di una chiamata dai fantomatici rapitori, fino a quando qualcosa non accade. Appena 2 giorni dopo la scomparsa di Simone, il 6 ottobre alle 11 del mattino, all'interno di una vecchia cabina telefonica di fronte alla stazione di Foligno, viene ritrovato un messaggio inquietante, incastrato fra la forcella e la cornetta del telefono. Poche frasi, scritte in un anonimo stampatello. Poche frasi, sì, ma dal contenuto agghiacciante. Cosa diceva quel biglietto? Aiuto, aiutatemi per favore. Il 4 ottobre ho commesso un omicidio. Sono pentito ora, anche se non mi fermerò qui. Il corpo di Simone si trova vicino alla strada che collega Casale e Scopoli. È nudo e non ha l'orologio con cinturino nero e quadrante bianco. PS, non cercate le impronte sul foglio. Non sono stupido fino a questo punto. Ho usato dei guanti. Saluti, al prossimo omicidio. Fine.
firmato il mostro. Quel messaggio getta i genitori di Simone nella disperazione più nera. L'ombra scura del predatore di bambini si abbatte su Maceratola. Ma perché il presunto assassino sente il bisogno di scrivere un biglietto? Vuole essere aiutato o sta solo sfidando gli inquirenti? Non c'è tempo per pensare a questo. Bisogna trovare Simone. Il riferimento all'orologio indossato dal bambino al momento della scomparsa non lascia molte speranze. E difatti, alle 14 di quel tragico 6 ottobre, il corpicino straziato di Simone Allegretti, di appena 4 anni, viene ritrovato esattamente nel luogo indicato da quello che tutti ormai chiamano il mostro. Simone lo trovano adagiato per terra, completamente denudato, in un luogo adibito a discarica, in mezzo ai rottami, rifiuti e sporcizia, non molto lontano dalla casa degli Allegretti. Poco lontano dal corpo vi sono anche i vestiti di Simone, quelli che indossava quel giorno, pantaloni beige, una camiciola rossa e degli slip. Il povero corpicino è pieno di ferite, ma saranno 7 fori alla gola a suggerire le cause della morte. Qualcosa di appuntito come un punteruolo aveva penetrato il collo del bambino, strappandolo alla vita. In realtà, le cause della morte sono da attribuirsi ad asfissia meccanica. Ma non è tutto. Dall'autopsia venne fuori un tentativo di violenza carnale. Simone aveva solo 4 anni. I bambini a 4 anni al massimo si sbucciano le ginocchia. C'è qualcosa di maledettamente sbagliato nel disegno che ha voluto che proprio un bambino perdesse la vita in quel modo così barbaro. Maceratola e tutta Foligno erano letteralmente sotto shock. In paese c'era un mostro che uccideva i bambini e fu subito psicosi. Nessuno lasciava andare in giro da soli i figli, i parco giochi erano vuoti. Nessuna voce di bambino riecheggiava più tra le strade di Foligno e dintorni. La paura, il terrore era palpabile. Ma chi poteva mai aver fatto un'azione così turpe? E quel messaggio di sfida, ucciderò ancora, era da prendere sul serio o erano solo i vaneggiamenti di un folle? L'8 ottobre Maceratola tutta è in lutto e accompagna con il capochino il piccolo feretro di Simone fino alla piccola chiesa che è piena all'inverosimile. Tutto il paese è lì per stringersi attorno a Franco e Luciana, con i loro sguardi allucinati, increduli che quella sorte orribile fosse toccata proprio a loro. Il caso, come è logico pensare, esplose nelle TV nazionali e sulla carta stampata. In Italia, in quel 1992, anno nefasto in cui accadde di tutto, il mostro di Foligno faceva vendere più di Tangentopoli. In breve, la tranquilla Foligno venne invasa da giornalisti, elicotteri, militari, forze dell'ordine. Venne persino istituita una vera e propria task force antimostro capitanata dal super poliziotto della Criminal Pol, Achille Serra. Quella minaccia, quel «ucciderò ancora», pendeva sulle teste di tutti i cittadini di Foligno. Il mostro andava fermato. Peccato che dopo giorni le indagini fossero un punto morto. Dopotutto, a parte quella lettera scioccante, gli inquirenti in mano avevano poco e niente. Per quanti appelli si facessero, nessuno sembrava aver visto o sentito nulla. Ad ogni modo, si cercò di ricavare una sorta di profilo psicologico del mostro. Vennero fuori dei nomi che potenzialmente potevano corrispondere alla profilazione ricavata dagli esperti. Pochi punti fermi. L'assassino era presumibilmente molto giovane, aveva dimestichezza col disegno, come si evince dalla cura nella scrittura. Un uomo ambiguo e complesso sicuramente, che sfidava, chiedeva aiuto e minacciava nello stesso tempo. Come spesso accade nei delitti maniaco-seriali, gli assassini spesso tornano sul luogo del delitto o persino sulla tomba della vittima. Allora si pensò di piazzare una telecamera nascosta nella tomba dove giaceva il piccolo Simone, nella speranza che il mostro facesse la sua apparizione. Ma ben presto questa soluzione venne abbandonata. Venne invece aperta una linea telefonica, il cui numero apparve su tutti i maggiori quotidiani. La linea antimostro venne ribattezzata, ufficialmente per raccogliere eventuali testimonianze. In realtà si sperava che l'assassino in persona si facesse vivo per rivendicare o rinfocolare le minacce. «Deve sapere, dice Serra, che con questo numero può parlare con me, giorno e notte. Riceverà aiuto, riservatezza, discrezione. Deve sapere che l'aiuto, se è vero che ne ha bisogno, sarà totale». La linea venne invasa di telefonate. L'unico a non chiamare era proprio il mostro. Nel frattempo vennero divulgati i dettagli degli esiti dell'autopsia.
e un elemento in particolare destò sgomento. Nello stomaco di Simone venne ritrovata una quantità consistente di cibo non digerito, segno che il bambino aveva mangiato appena 2 ore prima del decesso. Risulta che a pranzo avesse mangiato poco o nulla. Inoltre, non è presumibile che il bambino sia stato ucciso subito. Ecco perché gli inquirenti ipotizzano che il piccolo Simone abbia potuto mangiare con il suo assassino. Questo può voler dire che il bambino si fidava di lui e che forse lo conosceva. Lo schedario penale venne scandagliato in cerca di potenziali predatori con denunce per molestie pendenti, ma nessuna pista consistente. Si brancolava nel buio. Nel frattempo, la famosa linea antimostro continuava a essere a disposizione della cittadinanza, fino a quando, il 13 ottobre alle 14:30, una voce di uomo al telefono annuncia: «Pronto? Sono Stefano, sono io quello che cercate. Volevo darvi 2 informazioni. Ho 22 anni e una Peugeot bianca. Ah, sono molto vicino e ho già in mente qualcos'altro». L'uomo butta giù il telefono lasciando gli ispettori che avevano preso la chiamata senza parole. E non fu certo l'unica telefonata che fece, tutt'altro. Il ragazzo ne fece ben 12 in una manciata di giorni. In ogni chiamata, l'uomo ribadiva di stare ordendo un altro delitto. Li intimava di sbrigarsi ad acciuffarlo, o avrebbe ucciso ancora. Proprio come in quel biglietto del 6 ottobre. Ma è la telefonata del 14 ottobre a far saltare gli agenti dalla sedia. «Pronto, sono Stefano. Dovresti controllare dietro l'orecchio sinistro di Simone». L'uomo dice che volendo accertarsi che Simone fosse effettivamente morto, gli aveva spento una cicca di sigaretta dietro l'orecchio per vedere se reagiva. Dalle foto post ritrovamento di Simone si scorge dietro l'orecchio del piccolo un'abrasione simile a una bruciatura di sigaretta. Se quello che gli agenti cercavano era un riscontro, quello sembrava esserlo. Stefano dirà ancora: «Io non volevo ucciderlo, Simone. Ma lui urlava e quelli che urlano mi danno fastidio. Conosco la sua famiglia, i suoi amici, potrei colpire quando voglio, ma tu mi devi fermare, capito?» Gli agenti che accolgono i suoi deliri nel frattempo cercano di intercettare il segnale da cui partono le chiamate, che sembrano provenire dalla zona di Rodano, nel Milanese. Rodano? Milano? Ma perché il presunto mostro di Foligno si troverebbe a Rodano? Quando glielo chiedono, Stefano dirà che era il suo paese di nascita. Ormai, fra gli agenti e Stefano, si è instaurato un dialogo e a quel punto provarono a strappargli un appuntamento. Stefano accetta e fissano un incontro in un bar di Rodano, ma Stefano, ahimè, non si presenta. Il 17 ottobre arriva la svolta. Intorno a mezzogiorno Stefano chiama di nuovo. In questa telefonata Stefano spiega perché non si era presentato. «Ti sei portato la polizia dietro», dice all'agente, che si finge risentito. «Ma quindi non hai fiducia in me, Stefano?» Cercando con astuzia di fare breccia sul senso di orgoglio di Stefano, il quale casca nel tranello e fissa un secondo appuntamento. Ma, fatto curioso, mentre le altre chiamate provenivano da un telefono pubblico, quest'ultima chiamata sembrava arrivare da un'utenza privata, un'agenzia immobiliare di Melzo, nel Milanese. Gli agenti si fiondano e colpo di scena, l'impiegato dell'immobiliare è un ragazzo di 22 anni che si chiama Stefano Spilotros. Stefano viene immediatamente arrestato e portato in questura, dove verrà sottoposto a un lungo, lunghissimo, estenuante interrogatorio. Le prime pagine dei quotidiani escono tutti con la notizia della cattura del mostro. L'Italia intera tira un sospiro di sollievo. Ma niente in questa storia è mai come sembra. A guardarlo, quel mostro sembrava piuttosto innocuo. Alto, smilzo, sguardo smarrito. Non aveva proprio l'aria dell'assassino di bambini. Sembrava impaurito e niente nel suo aspetto suggeriva l'orrore che doveva celarsi dentro di lui. Stefano, a detta di tutti, era un tipo strano, molto serio, riservato, schivo, ma strano. Stefano dapprima nega di essere l'autore delle telefonate, poi confessa: «Sì, sono io il mostro di Foligno». Ovviamente gli investigatori cercano chiari riscontri del suo racconto e i particolari che fornisce sembrano davvero rilevanti e si incastrano perfettamente con gli elementi in loro possesso. Quel giorno, racconta, si trovava a Foligno per far visita a un suo ex compagno di leva, ma per qualche motivo i due non si vedranno. Stefano inizia quindi a gironzolare lungo le strade di campagna attorno a Maceratola, fino a che non si imbatte nel piccolo Simone. E in preda a un raptus lo prende e lo costringe a togliersi i vestiti. Simone è terrorizzato e inizia a piangere disperato.
Stefano non sopporta quel pianto e per farlo smettere gli mette una mano sulla bocca fino a farlo svenire. Poi, per accertarsi che fosse morto, come si fa con i pugili suonati, come dirà, gli spegnerà una sigaretta dietro l'orecchio. Il bambino non si muove e, credendolo morto, lo abbandona in campagna e torna a Milano. Viene analizzata la calligrafia di Stefano e una perizia calligrafica stabilisce che esiste una compatibilità molto alta fra il modo di scrivere di Stefano e il biglietto ritrovato nella cabina telefonica. Viene convalidato il fermo per Stefano Spilotros. Il ragazzo, con voce ferma, freddamente, tranquillamente, ribadirà anche davanti al GIP la sua posizione. Non ci sono dubbi, è lui l'uomo che cercavano. Caso chiuso. Invece, l'ennesimo colpo di scena. Nonostante la confessione, l'alibi va confermato e con massima sorpresa degli inquirenti, gli amici di Spilotros diranno che Stefano quella domenica del 4 ottobre era stato tutto il giorno con loro. Stefano, diranno, non sapeva neanche dove si trovasse Foligno. Eppure l'aveva descritta così bene, come se ci fosse nato. È strano, non trovate? Però, più andava avanti a raccontare, più Stefano cadeva spesso in contraddizione. Ad esempio, in un interrogatorio dirà di essere stato a Foligno sabato 3 ottobre, non domenica 4. Qualcosa nella sua versione cominciava a scricchiolare. Stefano aveva parlato di bruciature di sigarette, ma quell'escorazione dietro l'orecchio di Simone non era stata causata da una bruciatura. Era una semplice abrasione, come verrà confermato dai risultati dell'esumazione del corpo di Simone. La chiave di volta è nelle parole dei suoi compaesani a Rodano. Nessuno crede a quella storia. Ma quale mostro, diranno? Quello è solo uno che racconta tante panzane. Un mitomane, insomma. Stefano, schivo, riservato e problematico, è nato in una famiglia disagiata, economicamente e culturalmente. In paese la conoscono tutti la sua tendenza a ingigantire le cose, ad attribuirsi meriti, come quando disse di essere un campione di boxe, di aver vinto dei titoli. Si vantava di essere un grande donnaiolo, di avere tanti soldi, di avere una Porsche, una carriera. La verità è che non riesce a tenere sul lavoro, ha scarsi rapporti sociali e con le donne è timidissimo. Stefano, nei suoi 22 anni, si è inventato un'esistenza dove, a differenza della sua amara realtà, è un vincente, uno che ce l'ha fatta. Smanioso di apparire, di emergere, vede in quella ricerca spasmodica del mostro il suo modo per far parlare di sé. E se la studia bene la situazione, compra tutti i giornali che parlano del caso di Foligno, memorizza ogni particolare, come quello dell'escorazione all'orecchio o dell'ultimo pasto di Simone, cappuccino e brioche. Guarda tantissime foto di Foligno, memorizza la piazza, dove sono posizionate le panchine, le chiese, i tombini. Infatti dirà di aver gettato l'orologio di Simone in un tombino nei pressi della piazza. Studia Stefano affinché la sua versione dei fatti appaia credibile. Poi però, quando dovrà dare dei riferimenti spaziali precisi, risulta vago, dirà di non ricordare. Stefano non è un mostro, è un uomo con chiari disturbi della personalità, ma non è un mostro. Alla fine di una notte di interrogatorio, stremato, si arrende, ammette di essersi inventato tutto in seguito a una delusione d'amore. Voleva essere punito, dirà, e a conferma di ciò, il vero mostro si fa nuovamente sentire. Il 22 ottobre il mostro rilascia un altro messaggio, anche questa volta all'interno di una cabina telefonica nei pressi del piccolo aeroporto di Foligno. Aiuto, non riesco a fermarmi. L'omicidio di Simone è stato un omicidio perfetto. Certo, è duro ammettere che sia così da parte delle forze dell'ordine, ma analizziamo i fatti. Uno, io sono ancora libero. Due, avete in mano un ragazzo che non ha nulla a che fare con l'omicidio. Tre, non avete la mia voce registrata perché non ho effettuato nessuna chiamata. Quindi chi dice che ho telefonato al numero verde sbaglia. 4. Le telecamere non mi hanno inquadrato durante il funerale di Simone perché io al funerale non ci sono andato. Siete quindi fuori strada. Vi consiglio di sbrigarvi evitando altre figuracce. Non poltrite, muovetevi. Credete che basti una divisa o una pistola per arrestarmi. Usate il cervello se ne avete uno ancora buono e non atrofizzato dal mancato uso. NB, perché ho detto di sbrigarvi? Perché ho deciso di colpire di nuovo la prossima settimana. Volete saperne di più? Vi ho già detto troppo, ora tocca a voi evitare che succeda. Firmato, il mostro. Ancora una volta, il mostro sfida la polizia a ritrovarlo, minacciando di uccidere ancora se questo non fosse accaduto. Foligno ripiomba nell'angoscia e nel terrore da cui credevano di essersi liberati dopo l'arresto di Spilotros.
che però non verrà liberato subito. La scarcerazione arriverà solo il 5 novembre. Spilotros è ufficialmente indagato, ma libero di andare. La rabbia della popolazione di Foligno nei confronti degli inquirenti è indicibile. Li accusano di aver condotto indagini sommarie e di aver arrestato la persona sbagliata, perdendo tempo prezioso nel cercare il vero responsabile. In 448 la squadra antimostro venne smantellata e indirizzata verso altri casi. Il 24 ottobre, un 31enne della provincia di Macerata, Giampiero Massei, si toglie la vita. Lascerà un biglietto con su scritto «Sono io il mostro, perdonatemi». Passano poche ore e anche questa pista risulta essere l'opera di un mitomane che soffriva di gravi crisi depressive che l'hanno portato al suicidio. Sembrava davvero un incubo senza fine. Tutti aspettano col fiato sospeso che la minaccia del mostro arrivi a compimento. Però non accade nulla per mesi. Poi, d'improvviso, il mostro sembra colpire ancora. Siamo a Casale, provincia di Foligno. È il 7 agosto del 1993. Lorenzo Paolucci ha 13 anni, folti capelli castani lisci, una zazzera che gli copre la fronte e grandi occhiali da vista da miope. È un giorno qualunque d'estate, è mattina e Lorenzo è stanco di fare i compiti. Dice al nonno di voler andare a fare una passeggiata con la promessa di tornare prima di pranzo. Inforca la sua bicicletta e sparisce nella campagna. Lorenzo a casa non ci tornerà mai più. Lorenzo Paolucci è figlio di due commercianti, Luciano e Silvana Paolucci. È abituato a passare l'estate a Casale, nella casa dei nonni, e come tutti i bambini di quelle zone è sempre stato libero di andare a giocare senza il controllo costante degli adulti. Quel giorno, però, quando non lo vedono arrivare, i nonni si mettono subito in allarme. Lorenzo era un bambino molto coscienzioso e obbediente. Mai avrebbe tardato sapendo di far preoccupare i nonni che si occupavano di lui mentre i genitori erano al lavoro. Il nonno, intorno a mezzogiorno, inizia a preoccuparsi seriamente. All'una, in preda all'angoscia, chiama il padre di Lorenzo che lancia l'allarme. Per il ragazzino, come avvenne per Simone, si mobilitano tutti, forze dell'ordine, vigili del fuoco, popolazione civile. Nessuno vuole pensare al mostro. Per tutti Lorenzo era rimasto ferito o era caduto in qualche scarpata. Nessuno voleva pensare al mostro. Eppure per tutti il pensiero da scacciare in fondo era proprio quello. Due bambini che vivevano a pochi chilometri l'uno dall'altra, spariti in pieno giorno. Troppe le analogie per non pensarci. La PC di Lorenzo viene trovata appoggiata a un muretto nella piazzetta del paese. Le ricerche proseguono fino a fuori il paese, nelle campagne circostanti. Alle 15.30 il piccolo paese di Casale si ferma attonito. Lorenzo è stato ritrovato, ahimè, senza vita. Sarà lo zio a ritrovarlo, Luigi Sebastiani, a ridosso di una scarpata, in posizione supina, le braccia aperte. L'uomo alla vista del nipote sviene. Il corpo del povero Lorenzo era talmente martoriato che a stento si riusciva a capire che fosse un corpo umano. L'orrore e lo sgomento ripiombano sulla provincia umbra che stava lentamente riprendendo dopo quanto accaduto 10 mesi prima al piccolo Simone Allegretti. Gli investigatori sono prudenti e inizialmente non avanzano ipotesi di un possibile collegamento fra i due omicidi, ma nei giornali ormai è il mostro mania e tutti a Foligno si dicono convinti che quello era opera del mostro. Gli investigatori hanno l'urgenza di dare risposte concrete alla cittadinanza e per farlo ripartono dalla scena del crimine. Tornano alla scarpata, lì dove era stato ritrovato Lorenzo. A ridosso di quella scarpata, un grande spazio verde. È un solco, quasi un sentiero delimitato dall'erba alta, che in quel tratto era schiacciata, come se qualcuno ci avesse trascinato qualcosa di pesante, forse un cadavere. Sul solco vengono rilevate molte tracce ematiche. Seguendo a ritroso la scia, questa si fermava nei pressi dell'ultima casa, sotto le finestre. L'intorno, sulla finestra, sull'erba, vi erano moltissime macchie di sangue. Vi era anche l'orologio di Lorenzo, buttato in mezzo all'erba, tutto sporco di sangue. Il sangue del povero tredicenne. Ma chi vi abita in quella casa? Nessuno ufficialmente. O meglio, quella era la cascina di campagna di un noto e stimato medico di Foligno, il dottor Ermanno Chiatti. Lui e la moglie hanno un figlio, Luigi Chiatti, 25 anni, che ha studiato come geometra e che, a differenza dei genitori, era l'unico ad aver soggiornato nella cascina di campagna per tutta la settimana. Quando gli inquirenti arrivano nei pressi della cascina, i coniugi Chiatti erano appena arrivati da Foligno. Intanto gli inquirenti perquisiscono la casa dei Chiatti e subito notano che il pavimento era stato lavato da poco, ma come se qualcuno lo avesse fatto male e di fretta.
Come confermeranno i coniugi, l'unico essere rimasto alla cascina l'intera settimana era proprio il giovane Chiatti, il quale, forse, avvisato dell'arrivo imminente dei genitori, aveva ripulito il pavimento alla svelta, cercando maldestramente di cancellare le tracce di sangue. Tutto sembrava dire che Chiatti ci fosse dentro fino al collo. Tuttavia, servivano ulteriori riscontri. Verrà sentito un coetaneo di Chiatti, Feliciano, il quale racconterà che Luigi Chiatti, nell'immediatezza della scomparsa, come tutti a Casale, era uscito a cercare Lorenzo e si era anche dato un gran da fare, mostrando molta preoccupazione. Solo che, a un certo punto, racconta Feliciano, Chiatti si allontanerà dal gruppo dicendo che avrebbe approfittato delle ricerche per andare a buttare la spazzatura. Qualcosa che stona completamente con il tenore di quegli attimi di pura angoscia. E questo stridente cambio di atteggiamento non sfugge a Feliciano, il quale insiste per accompagnarlo, vincendo le resistenze di Chiatti. I due vanno in macchina, una Y10 Amaranto, fino a Sassovivo, a circa 1 chilometro da Casale. Feliciano non può fare a meno di sbirciare dentro i sacchi. Dentro dirà di averci visto degli abiti sporchi di sangue. La stessa Y10 Amaranto, di cui parlerà Feliciano, era parcheggiata fuori. Gli abiti recuperati nel cassonetto indicato da Feliciano saranno l'elemento determinante per accusare Luigi Chiatti dell'omicidio del piccolo Lorenzo Paolucci. Ma non è tutto. Insieme agli abiti, gli inquirenti troveranno anche la foto di Simone, che era stata trafugata dalla sua lapide qualche mese prima. Non ci sono più dubbi. Luigi Chiatti è un predatore di bambini. Chiatti viene posto in stato di fermo. Inizia un estenuante interrogatorio dove il ragazzo, con molta calma e lucidità, negherà tutto. «Mi hanno incastrato», dice. «Sono vittima di un equivoco», forse riferendosi alle parole dell'amico Feliciano. Chiatti arriverà a sostenere che uno sconosciuto si era introdotto in casa sua, aveva ucciso Lorenzo. «Io sono un bravo ragazzo, sono un ragazzo per bene, sono un boy scout». Questo dirà Chiatti per cercare di scrollarsi di dosso quell'accusa abominevole. «Io sono un boy scout». E l'aria da ragazzo bonaccione Chiatti ce l'ha tutta. Si esprime in un italiano pulito, privo di inflessioni dialettali. Ha una voce pacata. Niente in lui sembra rimandare un atteggiamento aggressivo. Anzi, tutt'altro. Chiatti è remissivo, pacato, calmo. Ma chi è davvero Luigi Chiatti? E cosa nasconde dietro quello sguardo da cucciolo smarrito? Luigi Chiatti nasce a Narni nel maggio del 1967 da Marisa Rossi, giovane ragazza madre che lavorava come domestica. Luigi nasce con un altro nome, Antonio Rossi. Il padre del piccolo Antonio si era dileguato appena saputo della gravidanza, non riconoscendo mai il figlio. Marisa per un po' crescerà il piccolo Antonio a Roma, presso la famiglia nella quale lavorava. Tuttavia, dopo un po', si accorse di non riuscire a provvedere a quel povero bambino sfortunato. Così torna a Narni e lo affida a un refrotrofio gestito da religiose per darlo in adozione. Nel 74, all'età di 6 anni, verrà affidato a una coppia di Foligno, Ermanno Chiatti, medico, e Giacomo Ponti, un ex insegnante. Nel 75 i coniugi Chiatti lo adottano ufficialmente. Antonio Rossi lascerà il posto a Luigi Chiatti. Anni dopo, la madre naturale di Chiatti dirà che prima che fosse adottato andava di tanto in tanto a trovarlo. Di quegli anni Chiatti non ha mai voluto parlarne, ma quell'aggressività che da adulto, almeno all'apparenza, sembrava sopita, da bambino era una costante, specie verso le donne. Aggressivo, tendente all'isolamento, con scarse attitudini sociali, così veniva descritto Luigi da chi lavorava in quell'istituto. Crescendo, ahimè, quel suo carattere schivo e riservato si fece quasi patologico. Era da tutti considerato un po' strano. Il rapporto con i genitori adottivi era pessimo, e non certo solo per colpa di Luigi. I coniugi Chiatti non erano certo dei genitori particolarmente affettuosi, e con un soggetto così carente di attenzioni non era certo l'ideale. Del padre dirà che era assente, dedito al lavoro, rigido fino all'intransigenza. Ma quello che faceva davvero male a Luigi è che con gli altri il padre era molto affabile, scherzoso, carismatico. A Luigi invece riservava solo freddezza e lunghissimi silenzi. Luigi dirà di essere cresciuto in un ambiente estremamente silenzioso. Un silenzio interrotto solo dalla TV a pranzo, cena e dopo cena. Mai una parola a tavola, mai uno scambio di opinioni. Una famiglia fredda, formale. Così la descrive Luigi. Una famiglia senza amore. Il padre a un certo punto prese a evitarlo,
Contestualmente, Luigi iniziò a mostrare un carattere irascibile, incline all'aggressività. La madre, che inizialmente rappresentava per Luigi il nucleo caldo, piano piano finirà anch'ella per allontanarsi da quel figlio strambo che non riusciva a essere all'altezza delle sue aspettative. Per quanto Luigi si sforzasse di accontentarla, agli occhi della madre era sempre un fallimento. Piano piano, per Luigi, i genitori diventeranno dei completi estranei. A causa di questo rapporto disfunzionale con i genitori adottivi, Luigi si era sempre sentito un bambino e poi un adulto, senza via d'uscita, senza possibilità di esprimere quello che provava. Davanti, diceva, aveva sempre un muro invalicabile. Per spiegare in che misura il rapporto pessimo con il genitore avesse influenzato la sua vita da adulto, Chiatti racconterà un episodio. Era un giorno di scuola normale. La mia insegnante, nonché la mia vicina di casa, entrò in classe e mi sgridò dicendo che a casa picchiavo mia nonna. Non ho saputo ribattere, sono rimasta in silenzio. A casa piansi, non tolleravo che avessero confessato a lei quel mio comportamento. Da allora ho incominciato a chiudermi, mi sentivo etichettato come cattivo. Provavo repulsione ogni volta che dovevo tornare da loro. Ce l'avevo con l'ambiente in cui mi trovavo, non con i miei. A 10 anni i genitori lo spediscono da una psicologa a Roma, e non a Foligno, forse per non alimentare le chiacchiere di paese. Ma neanche con la psicologa Chiatti si aprì davvero, tenendo per sé tante cose. Gli viene diagnosticato un disturbo borderline della personalità, caratterizzato da un'ipersensibilità nei rapporti interpersonali, estrema instabilità emotiva, sbalzi di umore, tendenza ad isolamento. Da adulto, Luigi Chiatti soffrirà anche di un disturbo ossessivo-compulsivo. Divenne rigidissimo con gli orari. Ogni cosa che faceva veniva fatta a un orario preciso. Era ordinatissimo, ogni oggetto aveva una sua posizione e tutto andava allineato perfettamente secondo un ordine preciso. Ebbe una sola esperienza lavorativa come apprendista geometra non pagato. Anche lì Luigi non riuscì ad ambientarsi. Troppo chiuso, troppo schivo, silenzioso, strano. Luigi amava stare da solo, nella sua camera o nella sua cascina di casale. La solitudine era la sua condizione ideale, l'unica nella quale si ritrovasse. Durante il servizio militare sperimenta le prime esperienze omosessuali, ma la sua sarà una sessualità immatura, mai consapevole. La mente di un bambino dentro il corpo di un uomo. Difatti, le uniche persone con cui riesce a instaurare un minimo di dialogo, ritagliando per sé un ruolo di guida, sono proprio i bambini. È un bambino, Luigi, toglierà la vita, un giorno del 1992, per poi rifarlo, quasi un anno dopo. Ma torniamo all'interrogatorio davanti al jeep. Luigi proverà a negare per un po', poi, di fronte alle prove schiaccianti, il ragazzo confesserà tutto. Era stato lui a togliere la vita a due creature innocenti, Simone e Lorenzo, e il suo racconto è agghiacciante. Il 4 ottobre, tra l'altro era una domenica, e io mi trovavo a casa da solo. A quel punto è venuta in mente l'idea che avevo già maturato da 2 o 3 mesi prima di, ecco, prendere un bambino da tenere nell'attesa che preparassi l'idea principale, che era quella di programmare poi una fuga che doveva essere una fuga da tutti i miei problemi e una vita nuova. Vi ho risparmiato le parti più disturbanti. Chiatti dirà di aver preparato tutto quanto serviva per fuggire con un bambino. Aveva comprato tanti vestiti, merendine, scarpine, biancheria intima, prodotti per l'igiene, cibi a lunga conservazione. Aveva anche individuato il luogo dove rifugiarsi. E proprio quel giorno, quella domenica, quel progetto si concretizzò nell'immagine del piccolo Simone, che vede Chiatti, gli si avvicina e sale in macchina. Come tristemente noto, Chiatti con Simone tenterà un approccio da adulto, per così dire. Poi Simone, terrorizzato, inizierà a piangere e Chiatti lo farà smettere nel modo che sappiamo, strappandogli il respiro per sempre. Lo metterà dentro un sacco per scaricarlo in aperta campagna, tenendo solo il suo orologio. Poco prima di lanciarlo dalla scarpata, Chiatti farà un gesto inspiegabile, un gesto di puro, sadico, inutile accanimento del corpicino di Simone. Con un coltellino praticherà 7 fori alla gola del piccolo, poi lo lascerà cadere giù. Per quanto riguarda Lorenzo, Chiatti dirà che lo conosceva già. Lo vedeva spesso scorazzare con la sua bici a casale. Lo aveva incontrato nella piazza, dove tutti, grandi e bambini, si ritrovavano.
Chiatti dirà di aver visto Lorenzo la sera prima in piazza e di avergli dato una sorta di appuntamento per il giorno dopo, invitandolo a casa per dargli lezioni di computer, di cui Lorenzo era curiosissimo. Il mattino dopo i due si incontrano, vanno a casa dei Chiatti, poi Luigi gli propone di giocare a carte. Con una mano lo osservavo, non riuscivo nemmeno a toccarlo nel senso normale, cioè così, e sempre questa tensione cresceva. Ma io vedevo che anche Lorenzo era teso. A un certo punto è scoppiata come una scintilla, ho sentito la necessità di girarmi sulla destra cercando il primo oggetto, non un oggetto particolare, un primo oggetto che trovassi. E niente, è stato un attimo, io appena mi sono quindi rivoltato velocemente, proprio è stato un attimo, ho messo la mano nella bocca di Lorenzo, con la destra tenevo lo strumento. Sempre tutto in un attimo, in un fatto millesimale, la mano destra ha sferrato il colpo. Dove? Nel collo. Al collo? Sequenze agghiaccianti che si fa davvero fatica a credere che possano essere davvero accadute. Il compiacimento di Chiatti è insopportabile alla vista. Il suo ghigno, quel sorriso appena accennato, è disturbante oltre ogni umana immaginazione. C'è in quel sorrisetto una totale mancanza di pietà umana, un vuoto che tutto divora. I visi sconvolti di chi ascolta queste sequenze disumane vomitano l'orrore che non si riesce a trattenere, mentre con indifferenza mostra il forchettone con il quale ha tolto la vita a Lorenzo, mentre racconta di come Lorenzo, come estrema razio, si appellerà alla parte umana di Luigi, implorandolo: «Che ti ho fatto? Perché mi vuoi uccidere?» Immagini terribili di cui ho deciso di tenere solo l'audio perché improponibile altrimenti. Ma perché tanta rabbia nei confronti di Lorenzo? Chiatti dirà: lo vedevo come me, timido, taciturno, ma più fortunato, con una bella famiglia, un fratellino. Era sì timido, ma gli amici li aveva. E allora mi è presa l'invidia e non sono riuscito a trattenermi. Lorenzo aveva 13 anni e aveva capito che cosa gli stava capitando. E a differenza di Simone, troppo piccolo per difendersi, oppone una fiera resistenza. Cerca in ogni modo di non farsi colpire. Ecco perché il delitto di Lorenzo è stato molto cruento ed ecco perché il suo volto sarà pressoché irriconoscibile. Secondo la ricostruzione del PM, mentre si trova con Lorenzo, presumibilmente già senza vita, i coniugi Chiatti chiamano preannunciando che sarebbero arrivati di lì a poco. Luigi, quindi, colto di sorpresa, deve fare tutto in fretta. Ed ecco perché perde la lucidità che aveva avuto con Simone. Si fa prendere dal panico, trascina fuori Lorenzo fino in aperta campagna, lasciando macchie di sangue ovunque, pulendo malamente il pavimento e disseminando la scena del crimine di tracce inequivocabili. Se i genitori non fossero venuti quel giorno, avrebbe avuto il tempo di fare tutto per bene e forse non l'avrebbero beccato neanche stavolta. In sede di processo di primo grado, che ebbe luogo nel 1994, come è logico pensare, la difesa si appellerà alla seminfermità mentale del Chiatti, chiedendo il minimo della pena. Il perito dell'accusa, il professor Andreoli, riconoscerà che il Chiatti aveva dei gravi disturbi di personalità, ma che nessuno di questi disturbi aveva inficiato la sua capacità di intendere e di volere. Nel dicembre del 1994 la Corte di Assise lo condannerà a 2 ergastoli, uno per ogni vittima. Nel 1996, all'appello, la difesa riformula la richiesta di seminfermità mentale e grazie a una nuova perizia, questa volta, gli verrà riconosciuta. Riceverà una condanna a 30 anni con sentenza confermata in Cassazione. Una sentenza molto controversa e contestata. Ci si chiede quanto valgono le vite di 2 bambini innocenti. E se è vero che Luigi è malato, ha senso che un giorno lo stesso possa uscire? Se ragionassimo solo con la pancia, la condanna sarebbe unanime. Chiatti non dovrebbe mai uscire dal carcere. Ma da un punto di vista giuridico, per chi è affetto da disturbi che limitano le sue capacità di intendere e di volere, il fine pena mai non è mai contemplabile. Come dirà il padre di Lorenzo, Luciano, con lucido ragionamento, se uno commette una cosa simile, significa che ha dentro una sofferenza che niente e nessuno potrà cancellare, volendo intendere che Chiatti non può guarire. Tra le righe, vogliamo davvero rischiare di rimettere nella società civile una persona che non sa controllare le proprie pulsioni? Chiatti sconterà la sua pena nel carcere di Prato. Dal carcere di lui si dirà che era un detenuto modello,
un bravo ragazzo che leggeva, scriveva, studiava. Negli ultimi anni di detenzione scriverà alla famiglia di Simone e Lorenzo, chiedendo loro perdono, dicendo: quel mostro non esiste più. Gli Allegretti non concederanno mai il perdono. I Paolucci, pur nella consapevolezza che niente e nessuno potrà riparare alla loro enorme perdita, facendo loro l'insegnamento cristiano, concederanno il loro perdono a Chiatti. E io in questo ci leggo un enorme senso di pace e di amore universale che tutto travalica, ma che non dimentica. Nel 2015 Chiatti ha finito di scontare la pena e, come previsto dalla sentenza, si trova attualmente in un REMS in Sardegna, una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza che ha sostituito gli istituti psichiatrici, la cui permanenza, dopo i 3 anni previsti nel 2020, è stata prorogata di altri 2 anni dal Tribunale di Sorveglianza. Quale sarà il destino di Chiatti non c'è dato saperlo, è probabile che prima o poi uscirà dal REMS. La sua vita, che è facile, non lo è mai stata, non lo sarà di certo fuori. Ma è pur sempre vivo, ha pur sempre modo di riscattarsi nella sua vita, se mai ci riuscirà. A Simone e Lorenzo è stata tolta ogni possibilità di vivere la propria vita, nel bene e nel male, e questo a Chiatti nessuno potrà mai perdonarlo. E si conclude così il mio video. Inutile chiedervi se conoscevate questo caso, né vi chiedo di dirmi cosa ne pensate, perché so già che l'orrore non si può spiegare. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Aggiungo anche che se volete seguirmi su Instagram sarò felice di accogliervi anche lì. E a presto con una nuova storia crime. Ciao!